Laura Forgia piange in diretta, cos'è successo ai fatti vostri? I fatti vostri, Laura Forgia scoppia a piangere durante la puntata. Piccoli problemi durante la puntata di oggi della trasmissione di Rai 2 I fatti vostri. Mentre i conduttori Giancarlo Magalli e Laura Forgia erano impegnati nel gioco delle buste, durante il quale uno spettatore da casa ha l'opportunità di vincere un importante premio, hanno commesso un errore con la signora in collegamento telefonico. La donna, da casa, aveva scelto la busta A, ma i due conduttori si sono distratti e hanno preso la busta B. Arda Guilli è subito intervenuto, fuori campo, il regista Michele Guardì, che ha chiesto loro di concentrarsi sul loro lavoro, dato che il loro unico compito era proprio soltanto quello di estrarre la busta giusta. La Forgia ha tentato di giustificarsi affermando di essere ancora commossa dopo aver assistito all'esibizione di Jody Tonno con il brano Questo piccolo grande amore, mentre Magalli ha cercato di difendere la collega chiedendo al regista di parlare di queste vicende in un altro contesto, al bar, ricevendo però un rifiuto da parte di Guardì, che ha affermato di dover dire le cose in diretta. Laura Forgia e il pianto in diretta oggi ai fatti vostri. Le lacrime di Laura Forgia ai fatti vostri, però, non si sono fermate neanche durante l'intervento di Umberto Broccoli dedicato a Papa Giovanni XXIII. Non sappiamo, tuttavia, se le lacrime fossero dovute alla partaccia di Gaudì, o alla rubrica di Broccoli. Per la Forgia è la prima volta alla conduzione in Rai, in passato aveva fatto, su Italia 1. Da co-conduttrice nei programmi Talent 1, Talent 1 Night, La Notte dei Talenti e Cultura Moderna, e, per il momento, se l'è cavata molto bene, arrivando anche a condurre rubriche tutte sue come Oggi in Tavola e Ci vuole un fiore. Sempre per la Rai, invece, è stata, dal 2011 al 2016, una delle quattro professoresse del Game Show ideato da Amadeus, L'Eredità e, nel 2015, ha partecipato come concorrente a Pechino Express e Il Nuovo Mondo, insieme a Eleonora Cortini, formando in gara la coppia, appunto, delle professoresse. Molti, invece, la ricorderanno, su Mediaset, per aver ricoperto il ruolo di tentatrice, nel 2014, durante la seconda edizione del programma di Maria De Filippi Temptation Island. Laura aveva attirato l'attenzione di Gabriele Cagliazzo, fidanzato da 9 anni con Sonia Carbone. La vicinanza tra Laura e Gabriele aveva fatto sì che i due fidanzati lasciassero il programma separati, per poi tornare insieme poco dopo ed essere diventati genitori quest'anno.